Christian Solinas sarà accontentato e si farà da parte per lasciare il via libera alla candidatura di Paolo Truzzu, mentre a sinistra il Partito Democratico sta riflettendo sui rischi di insistere sulla conferma del diktat capitolino Griffato, Eli Schein e Giuseppe Conte, che vorrebbe la coalizione larga rappresentata dalla 5 Stelle Alessandra Todde. Sabato, mentre Sergio Mattarella ascoltava, meno annoiato del solito, il leggendario inno della Brigata Sassari e dall'orizzonte irrompevano, inquinando di CO2 un cielo denso di nuvole, le frecce tricolori, non si parlava d'altro. L'attuale presidente sostituirà, come aveva chiesto, Massimo Deiana alla guida dell'autorità del mare di Sardegna. I sardisti ed i leghisti avranno un buon numero di assessorati, così come i centristi. Forza Italia, la candidatura di Alessandra Zedda a Palazzo Baccarella, ma il nuovo governatore sarà di Fratelli d'Italia, come ha preteso ed ottenuto la Premier Meloni, dopo aver accontentato Matteo Salvini concedendo il via libera alla conferma di Donatella Tesei alla guida dell'Umbria. Tra Paolo Truzzu e Marina Elvira Calderone sarà scelto il primo, perché la ministra del lavoro è intenzionata a continuare la sua attività a Roma a Palazzo Biagi. Un balzo in avanti, quello del centrodestra, supportato da un sondaggio segretissimo, ma fortemente favorevole all'attuale primo cittadino del capoluogo, in un confronto dove gli avversari si presentano divisi in due correnti. Da una parte la Todde, sostenuta dai fedelissimi della Schein, Comandini e Meloni, e dall'altra i professori, capitanati da Marinchetta, Pigliaro e Paci, ma anche dai progressisti, che si sono schierati con Renato Soru. Secondo il sondaggio, che è segreto, ma che secondo altri è firmato da Alessandra Ghisleri, solo una corrente unitaria della sinistra, con candidato il sindaco di Quartu, Graziano Miria, potrebbe essere davvero competitiva nel faccia a faccia con Truzzu. C'è chi giura che entro domani sapremo tutta la verità.